Con Claudio Fedele, l'autista dell'Avezzano Calcio. Da quanti anni porti in giro i giocatori dell'Avezzano in giro per l'Italia, Claudio? Sono 3 anni che sto qua dall'Avezzano Calcio. E qual è stata la trasferta che più ti è rimasta impressa? C'è qualche trasferta particolare che ti è rimasta impressa? Il viaggio bianco-verde che ti è rimasto impresso? La trasferta che mi è rimasta più impressa è stato l'ultimo anno dell'altro girone della serie Girone F, quando siamo rimasti in Serie D. Quando c'è stata la festa per la Per la salvezza, salvezza della vero? Serie D, sì. Senti Claudio, ci puoi raccontare le tue emozioni nel fare questo lavoro per l'Avezzano Calcio? Vediamo che sei impegnato oggi nella ristrutturazione del pullman. Sì, maggiormente sto nell'attenzione del pullman a tenerlo sempre in modo ben visibile quando andiamo in trasferta, tenerlo sempre bello pulito. Tu che lo porti, lo notano sull'autostrada questo pullman Sì, bianco-verde? maggiormente sull'autostrada anche si parcheggiano, si mettono vicino con le macchine e fanno anche delle foto. Vedendo la scritta dell'Avezzano Calcio in modo come ha fatto il pullman. Un'altra domanda te la vorrei fare, Claudio. Qual è il rapporto che hai con i giocatori quest'anno? Come ti sembra il gruppo di quest'anno? Da quando sono andato in ritiro ci ho trovato abbastanza bene, sia con i vecchi che ci sono stati che fino a oggi. La prossima trasferta è quella di Pesaro, li porti tu i ragazzi, vero? Sì, li Porterà porto. bene questo viaggio, che dici? Ce Speriamo di sì. lo fai Penso un di sì. Arrivo pronostico? a riportare la vittoria d'Avezzano. Grazie Claudio, buon lavoro. Ciao, grazie per l'augurio.